Quando ci siamo incontrati con la committenza, la prima cosa che ci ha chiesto è stata: ma si può vedere un edificio passando in autostrada anche se il terreno va giù, invece che andare su, come in alcune altre situazioni che ci sono lungo la Firenze-Siena? Abbiamo lavorato a quattro mani, dalle toni di colore della moquette, alle pareti, a tutto quello che vedete qui, il colore di questi frangisole che contrastano col nero del cemento armato, che viene oggi trattato in mille modi e diventa una materia prima molto duttile. I materiali hanno una loro natura, per cui ci sono marmi verdi, ci sono marmi rossi, c'è un calcestruzzo che è grigio, più chiaro, più scuro, e questo è un modo per noi molto naturale di essere sinceri, di lasciare degli spazi dominati da materiali comprensibili. Come spesso accade in Italia, gli architetti cominciano facendo case, appartamenti, housing, eccetera. Forse per questo che noi nel tempo ci siamo interessati e abbiamo sviluppato di più l'aspetto legato al disegno degli spazi del lavoro, ai workspaces in genere. L'Italia che vive di Made in Italy in realtà ha bisogno di nuovo che l'architettura si occupi del disegno degli spazi industriali, perché è lì che si crea veramente la crescita.